Sono da Chompis, vicino all'Università dell'Arizona, per una sfida con piccoli challa. Avrò mezz'ora per mangiare 12 challa ripieni di manzo, pancake di patate, formaggio e contorno di anelli di cipolla. 36 persone hanno tentato di sconfiggere questo piatto da 2,5 kg, ma solo uno ci è riuscito. Per prepararmi alla sfida mi serve un vero allenamento. I Sun Devils dell'Arizona mi danno il loro aiuto. Proverò l'azione più difficile del baseball che abbia mai fatto. Mi danno il via. Quando il lanciatore sferra il colpo, io faccio la corsa per la vittoria. Sperando in un'altra vittoria, mi dirigo al mio personale campo da gioco. Da Chompis si servono tante specialità newyorkesi dal 1979. È un piccolo pezzo di New York qui in Arizona. È magnifico. Ma il piatto che mangerò è una creazione originale del ristorante. Un'unione di tre ingredienti tradizionali ebraici. Il pane di uovo chiamato challa, le frittelle di patate e petto di vitello. E infine, formaggio Monterey Jack. Finire uno di questi panini richiede uno sforzo. Ma io dovrò mangiarne 12. Lui è Sam Moore, una metà del leggendario duo Sam e David. Chi mangia ha una grande anima. Bene, mi piace. Dico bene? No, non cantare. Va bene, mangio soltanto. Meglio che non lascio il mio lavoro, eh? Sì, esatto, hai capito. Dovrò finire un piatto 4 volte più grosso del tuo. Esatto. Credi che sia possibile? No, no. Sperando di smentirlo, vado in cucina dove trovo l'uomo che dà il nome al posto, Neil Chomper Borenstein, il membro più affamato della famiglia fondatrice. Sono nella cucina del Chompis. Questo bel signore è di New York, del Queens, vero? Del Queens, sì. Qual è il primo passo per preparare i 12 panini? Per prima cosa affettiamo il vitello. Neil affetta mezzo chilo di vitello che viene insaporito per bene e cucinato per 4 ore in un teriyaki con brodo granulare di soia. E questa è solo la parte di carne del panino. Sì. E ce ne vanno due belle manciate. Sì. Poi arriva una flotta di latkes, delle frittelle di patate con cipolle, aglio tritato e uovo. Hanno un profumino delizioso. Le faccio colorire così e poi le passo alla friggitrice. Oh, ok. Mentre le latte sfriggono, Neil immerge la carne in un saporito sughetto di ingredienti segreti. Oh, santo cielo! Pure essenza di vitello! Questi 12 panini magari non sembrano troppo voluminosi, ma ogni ingrediente che ci va dentro è molto pesante. È vero. E lo diventa ancora di più grazie a un manto di formaggio Monterey Jack. Una volta che il formaggio si è fuso, si farcisce il panino. Il pane viene aperto e riempito con la frittella di patate e la carne con il formaggio. Ecco. E chiudo con lo stuzzicadenti. L'operazione viene ripetuta ben altre 11 volte e formiamo un cerchio di saporiti panini. Geometria perfetta! Ma non abbiamo ancora finito. Gli anelli di cipolla. Sì, li prendo subito. Perché mi presto a tutto questo? Con gli anelli al centro, il mio piatto da 2,5 kg è pronto. È un piatto incredibile, ha un aspetto magnifico. Sì. Non so se ce la farò, ma ti dico una cosa. Ce la metterò tutta. Va bene. Salve a tutti! Sei pronta per la sfida, Arizona? Prendo posto, determinato a dare a quei 12 panini la seconda sconfitta della storia per vincere la t-shirt e finire nella bacheca del locale. Allora,
Devi mangiare tutto quello che hai nel piatto? Sì, me l'hanno accennato. Hai 30 minuti. 30 minuti? Sì, esatto. Pronto a iniziare? Certo. Bene, vai. Inizio! Parte il tempo e io addento il mio primo panino. È squisito. Ogni cosa qui dentro è buonissima. Bagno ogni panino nella ciotola di salsa perché così diventa morbido e più gustoso. Il primo panino è andato giù senza sforzo. Ciao Adam, 2 panini in 2 minuti. Ce la farai! Ingerisco il terzo panino allo scadere dei 4 minuti. Sono già a un quarto dell'opera. Penso di potermi aggiudicare la sfida in soli 16 minuti. Non ho mai visto nessuno mangiare tanto veloce. Eccezionale! Inizio! Sono a Phoenix, Arizona, nella speranza di diventare la seconda persona che sconfigge il piatto forte del Chompies. Ho solo mezz'ora per finire 12 panini ripieni con frittella di patate e filetto di vitello con formaggio e un cuore di anelli di cipolla al centro. Con la ciotola della salsa accanto... posso aggredire il quarto panino, il quinto e il sesto. Sono a metà e sono passati solo 10 minuti. Adam è già arrivato a metà, è bravo. Sono arrivato a metà, ma non mi sento per niente affaticato ancora. È strano. Sono rimasti 5 panini e 15 minuti di tempo. Sta aggredendo quel piatto. Immergere il panino nella salsa è una buona mossa, ma deve arrivare in fondo. All'improvviso prendo coscienza di quello che sto mangiando. L'ostacolo maggiore è la frittella di patate. Anche se è un carboidrato, è molto pesante. Ho rallentato un po' all'ottavo e nono panino e prendo coscienza di una cosa. La pesantezza degli ingredienti inizia a farsi sentire. Porca miseria. Non devo mollare. Non devo mollare. Faccio sempre più fatica. E intanto restano solo 8 minuti. Adam, hai 8 minuti e solo 3 panini. Ce la puoi fare. Non mollare. Ha ragione. Devo dare il tutto per tutto. Aumento la velocità e finisco il panino numero 10. Restano 4 minuti. Sono pochi per finire i panini. Figuriamoci gli anelli di cipolla. Non mi resta che comporre il tutto in un super mega panino unico. Quanto ripieno qui dentro? E anche solo il panino non è certo leggero. Mi butto sul mega panino con vigore e mastico verso la vittoria. Manca solo un minuto. Fa fuori il panino! Fa fuori il panino! 5, 4, 3, 2, 1! Ho fatto del mio meglio. Il tempo ha vanificato i miei sforzi. E così finisco anch'io con la foto sul muro della vergogna. Sei stato bravo, l'hai quasi finito. Era tantissimo. Sì. Ti serviva qualche minuto in più. Ma come dice il saggio, la marea non aspetta nessuno. Nell'eterna lotta dell'uomo contro il cibo, oggi, per un solo piccolo panino come questo, ha vinto il cibo. Grazie a tutti! Sì, tu. Credevi di poter mangiare tutti e 12 i panini? Sapevo di dover dare il massimo per me stesso e per la bellissima gente dell'Arizona. Tu, laggiù,
La salsa ti ha aiutato o alla fine ti ha rallentato? Beh, credo che mi abbia aiutato. Sì, perché quella ciotola mi dava speranza. Nonché un condimento molto più leggero.